Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi parliamo di tre posizioni fondamentali per andare ad eseguire un po' di stretching con la nostra famosissima spalliera. Ok, quindi per altri video che riguardano la mobilità delle spalle visitate il mio sito, è tutto diviso per categorie, quindi non dovete fare altro che stare lì a spulciare le categorie che già sono presenti. Sapete, non è così difficile. Ok, allora per tante altre cose appunto potete visitare il mio sito, la mia pagina, iscrivetevi al mio gruppo di Facebook, vi lascio tutti i link in descrizione. Quindi oggi vi voglio parlare di tre posizioni fondamentali di stretching che voi potete andare a eseguire quando avete a disposizione appunto una spalliera. Se non c'è, fatela comprare, compratela, mettetela su da qualche parte, perché secondo me è un attrezzo sicuramente fondamentale. Quindi detto questo, quello che voi dovete fare è cercare di sedervi con la schiena sempre appoggiata al muro. Potete spingervi con i piedi in modo da far aderire la parte sacrale lombare, potete tenere le ginocchia piegate, in questo modo il bacino va un po' a retroversione, l'esercizio diventa più difficile, e quello che vi chiederò io è di andare a simulare le tre posizioni che vi faccio vedere nel video. Quindi una, due e braccia distese. Quindi in tutte queste angolazioni noi andiamo ad allungare tutte quelle muscolature che sono dominanti nei movimenti di interrotazione o comunque di adduzione su questo piano, su questo piano, e che tendenzialmente tendono a bloccare quello che è il range di movimento delle spalle. Andare a tenere ogni posizione per 60 secondi può essere una buona cosa, e io vi suggerisco di completare ogni singola posizione con una contrazione isometrica degli antagonisti. Quindi siamo in questa posizione, pensiamo a spingere indietro, siamo in questa posizione, pensiamo a spingere indietro, siamo in questa posizione, pensiamo a spingere le braccia indietro. Ok, quindi 60 secondi di allungamento, 15 secondi di contrazione, poi passiamo alla posizione successiva. Ci vediamo al prossimo appuntamento.